Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Do il benvenuto a quello che è il sindaco più amato degli abruzzesi, oppure il sindaco tra quelli abruzzesi, dei capoluoghi di provincia almeno, quindi anche in valore assoluto, più amato dai suoi concittadini. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera direttore, buonasera e bentornato. A tutti, grazie. Il più amato, se l'aspettava? Mi sento un po' come la Cuccarini. Sì, la più amata dagli italiani. Vabbè, ma queste però sono classifiche, diciamo, che naturalmente passano velocemente, però è un indice, un segnale che mi ha fatto piacere, ovviamente, perché è espressione comunque di quel sorriso che Pescara mi ha mostrato in occasione delle elezioni di giugno e che in un certo senso rimane come tale. È un, ripeto, un dato che abbiamo accolto con favore e in un certo senso ancor di più perché in questo anno o poco meno di attività certo non sono mancate le sfide impegnative e anche le scelte difficili e impopolari, perché noi il primo atto che abbiamo dovuto, il primo quasi atto che abbiamo dovuto fare è stato quello dell'innalzamento della pressione fiscale, perché per chiudere il bilancio precedente 2014 siamo stati costretti a ricorrere alla leva fiscale, appunto innalzando le aliquote al massimo. Lì si è alzata anche la pressione dei pescaresi. Penso proprio di sì, però posso garantire che si è alzata anche la pressione del sindaco, della giunta e della maggioranza. E poi c'è l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che pure è una cosa, diciamo, impegnativa, perché in qualche modo vincola per 10 anni il percorso della finanza comunale entro, diciamo, binari piuttosto precisi e anche di, insomma, attenzione alla spesa pubblica. Però non c'è naturalmente solo questo, perché penso che, e in qualche modo il risultato di questo sondaggio mi conferma questa cosa, è sempre indispensabile procedere al confronto con la cittadinanza, la disponibilità, cercare di essere visibile, di farsi vedere. Stamattina, per esempio, una cosa che mi è molto piaciuta, insieme a dei bambini di una scuola elementare abbiamo pulito un tratto di spiaggia, prossimità della Madonnina, perché oggi è la giornata della terra, quindi c'è attenzione all'ambiente e quindi, diciamo, è stato un piccolo ma significativo segnale. D'altronde il contatto con questo mondo, con il mondo, cioè, della scuola, credo che non sia mai mancato, anzi è un qualcosa su cui abbiamo puntato. E questo non solo, diciamo, da un lato con la presenza mia, insomma, abbastanza frequente negli istituti scolastici, ma anche con attenzione agli edifici scolastici in sé, che pure sono importanti perché sono i luoghi in cui appunto i nostri ragazzi trascorrono le loro giornate e si formano. Secondo lei cos'è che piace ai pescaresi di Alessandrini? Visto che gli ha aumentato le tasse, le scuole crollano, c'è qualche problema dal punto di vista della tenuta dei conti, però che cosa piace di Alessandrini? Questo aplomb poco ufficiale che ha lei nel porsi nei pescaresi, il fatto di non restare sempre chiuso all'interno del palazzo di città, ma anche di farsi vedere in giro, il contatto con la gente, questa sua aria un po', verrebbe da dire anche un po' snob, che ha di finto snobismo, vorremmo dire. Guardi, io, diciamo, le rispondo con le parole di un film. Il film è L'ultimo bacio, la scena finale è la vera rivoluzione e la normalità. Io penso che oggi c'è bisogno di normalità in quello che si fa, a cominciare naturalmente dagli amministratori pubblici. Il comune, l'ho ripetuto tante volte nel corso di questo anno, poco più, è un luogo di frontiera, perché noi siamo appunto le avanguardie dello Stato dove impazza la battaglia. Adesso è una metafora naturalmente, però il concetto è che noi siamo l'istituzione più prossima ai cittadini e i bisogni, le necessità, le frustrazioni, le rabbie su di noi vengono scaricate. E quindi penso ci sia bisogno di normalità, non chiudersi nel palazzo, la disponibilità al dialogo e appunto l'idea che in fin dei conti, al di là di tutta quella narrativa che si sviluppa attorno alla politica, io penso che in politica c'è bisogno di gente normale che con un po' di serietà affronta le questioni giorno dopo giorno, metro dopo metro, centimetro dopo centimetro, come mi piace ripetere, con la consapevolezza appunto che le sfide sono tante, bisogna cercare di affrontarle con rigore, con grinta, ma anche con chiarezza, senza raccontare favole alle persone, perché io continuo a credere che lo storytelling, come direste voi giornalisti o comunque esperti di comunicazione, sia una cosa che funziona relativamente, perché poi, diciamo, tu puoi raccontare delle cose alle persone, però le persone ti giudicano per quello che
vedono, per le condizioni della città che quotidianamente possono verificare. Ma è d'accordo con me che lei è anche molto poco pescarese nel mostrarsi, nell'atteggiarsi e nei contatti di tutti i giorni? Guardi, questo io non lo so, io mi sento un ragazzo dell'Europa, questo è il concetto, però rivendico con orgoglio le mie radici, perché le radici di ciascuno di noi sono importanti, le rivendico perché penso che pescare, il mare, gli orizzonti, insomma, siano anche uno stimolo ad avere apertura di pensiero, questo in linea di massima. Mi è capitato di rappresentare Pescara, le sue esigenze, le sue istituzioni in vari contesti, talvolta anche europei. E c'è bisogno di questo, non per chissà quale forma di snobismo, perché noi dobbiamo confrontarci con realtà differenti dalle nostre, possibilmente traendo delle buone pratiche. Io resto convinto che le pratiche europee restino un'opportunità, nonostante le tante, diciamo, anche strumentalizzazioni che ci sono attorno all'Europa. L'Europa non è solo quella del rigore, dei tagliare della signora Merkel, per intendere, è anche e soprattutto quella delle opportunità. Le racconto, diciamo, un episodio semplice, ma per me, insomma, mi ha suscitato una riflessione. Dice Renzo Piano che la missione dell'architettura in questo secolo, nel XXI secolo, sarà quella di salvare le periferie, perché non è solo un problema, diciamo così, urbanistico, ma anche sociale. E dunque questo approccio combinato, urbanistico e sociale, che Renzo Piano ci racconta, di cui noi leggiamo delle sue interviste, altrove è già pratica. In Francia funziona così, in Spagna funziona così, nei paesi del nord Europa funziona così. Anche allora, se nelle banlieue parigine qualche anno fa c'è stato qualche problemino. Renzo Piano citava il caso proprio di Parigi, 6 milioni di abitanti, solo un decimo, 600.000 vive nel centro, il resto sono appunto le periferie di una megalopoli, che possono essere periferie dure, le banlieue che lei citava ne sono un esempio di questi conflitti, tensioni sociali fortissime. Però io ho visto le periferie di Grenoble, per esempio, perché il progetto, diciamo, metteva, diciamo, insieme appunto varie città, fra cui Grenoble, e sono andato a vedere quella che è l'equivalente della nostra Fontanelle, perché ci sono dei progetti comuni in questi quartieri. Ho avuto la sensazione che la Fontanelle di Grenoble è migliore di quella di Pescara, e probabilmente questo approccio ha avuto un rilievo. Lì c'è una, cioè, mi ha molto colpito, c'è un complesso di case di edilizia popolare che sono molto diversi dai casermoni cui noi siamo abituati, c'è un certo pregio architettonico, un'incredibile, diciamo, forma di stella visto dall'altro, con dei, diciamo, terrazzi, con delle scalinate, con dei luoghi di incontro che favoriscono la socialità, con dei parchi, insomma, diciamo, per me è uno stimolo a migliorare e a importare naturalmente quello che vediamo fuori nella nostra città. Bisognerebbe vedere com'è la banlieue di Clermont-Ferrand, per esempio, dove c'è la Michelin, è una delle città più industrializzate della Francia. Lì forse le periferie sono meno belle di quella di Pescara. La Fontanelle di Clermont-Ferrand magari sarà un po' peggio di quella di Pescara. Sì. Adesso probabilmente sì, però Grenoble non è casuale come città, perché per dimensioni, insomma, sviluppo urbanistico ha delle analogie. Allora, insomma, immagino che guardando le singole specificità cittadine ci possano essere, diciamo, approcci diversi, però il concetto è sempre quello di avere una visione integrata dei problemi. La cosa che piace quindi di Alessandrini magari è questa normalità, come lei ha detto, no? E Alessandrini è talmente normale e simile a tutti i cittadini pescaresi, ma forse anche italiani, che la cosa che ha fatto è quella che fanno purtroppo molti cittadini italiani oggi: andare, invece che da Equitalia, dallo Stato, e ha rateizzato un debito che è colossale, però insomma è una cosa che oggi purtroppo tocca fare a molti. Beh, mi riallaccio a quanto dicevo all'inizio, cioè l'avvio di questa procedura di riequilibrio finanziario è stata un'operazione complessa, perché si è trattato esattamente come per un'azienda privata in crisi. Io nella vita sono pur sempre un avvocato e di queste cose mi occupavo in precedenza, di svolgere una sorta di piano di ristrutturazione del debito, si dice così. Qui c'è un comune, c'è la pubblica amministrazione, ci sono leggi specifiche dello Stato, ma il concetto è esattamente analogo, cioè spalmare in un lasso di tempo questo debito, accedere ad un, si chiama fondo di rotazione, cioè sono dei soldi che ti dà il governo, che
tu naturalmente dovrei restituire ma senza interessi, proprio perché è fondo di rotazione. E peraltro questa è una problematica con cui credo sempre più crescenti città italiane, un numero sempre più crescente di città italiane si dovrà confrontare. È forse un caso, ma proprio ieri mi ha telefonato e mi ha intervistato un giornalista del Gazzettino di Venezia, perché anche Venezia si trova in questa situazione, Venezia in cui ricordo c'è un commissario in questo momento, perché le elezioni si dovranno tenere diciamo a maggio e si è reduci dall'arresto del sindaco per fatti di corruttela sì. legate al MOSE, cioè quella grande opera pubblica, le paratie stagne che dovrebbero salvare Venezia dalle C'è ormai dalle un commissario da tanto, tanto tempo, da parecchio tempo. Eppure diciamo, esiste questo problema. Immagino che una scelta di questo tipo, complessa, sia stata più agevole, più diciamo, disagevole da prendere nel momento in cui era la politica a farlo, perché è chiaro che questo diciamo, non va nella direzione del sorriso, però talvolta ci sono delle scelte che è giusto prendere, a prescindere dalle conseguenze. E io resto convinto che questa è un'opportunità, perché ad esempio se è vero che noi abbiamo innalzato la pressione fiscale, questo è vero, e questa pressione dovrà rimanere inalterata per tutto il periodo del piano di riequilibrio, lo prevede la legge, però io già posso dire ai cittadini pescaresi che l'anno prossimo loro comunque pagheranno meno tasse dell'anno precedente. Però sa che questa cosa la dicono tanti suoi colleghi? Ma io, il diciamo, prossimo anno però, pagheranno meno tasse, ma ci dobbiamo credere? Guardi, qui però è una questione molto semplice, si pagheranno meno tasse perché la Tari costerà di meno, la Tari è il servizio della raccolta e smaltimento rifiuti, la tassazione serve a coprire il costo del servizio, noi abbiamo dovuto fare efficienze ed economie di scala, in una parola abbiamo tagliato 2 milioni di euro in 3 anni, questo significa nelle diciamo, bollette dei pescaresi un 7% in meno, non cambierà la vita delle persone, però è emblematico del fatto che l'efficientamento della macchina pubblica certo richiede dei sacrifici all'inizio, ma poi la qualità del servizio può e deve migliorare. E questo debito in quanto tempo lo ripianerete? Noi lo ripianeremo in 10 anni. Avete fatto una rateizzazione di 10 anni. Lo ripianeremo in 10 anni perché diciamo, questa è la durata appunto del piano. Senza poter accumulare altro debito? Naturalmente sì, perché cioè, naturalmente no, senza accumulare altro debito, perché il senso di questo percorso, ripeto, rigidamente disciplinato dalla legge, è quello dell'efficientamento, del taglio delle spese e chiaramente del contenimento della spesa pubblica. Noi sappiamo già che la nostra capacità di contrarre mutui è sensibilmente diciamo, ristretta, salvo che per diciamo, spese di investimento, si chiamano così. Sappiamo anche che la capacità assunzionale è fortemente limitata, perché in una parola il Comune di Pescara non potrà assumere personale per la durata del piano, potrà tuttavia, essendoci degli spazi finanziari, potrà prendere del personale in mobilità da altre amministrazioni dello Stato, il che per esempio si lega al discorso noto delle province che dovranno via via diciamo, evaporare, scomparire, però le province hanno del personale naturalmente, questo personale va riassorbito. Quindi coloro che andranno in pensione potranno essere sostituiti entro certi limiti per questi tetti di spesa da personale in mobilità. Da personale in mobilità, quindi se qualcuno pensava di attendere un concorso, il famoso concorso al comune che si faceva una volta, beh, può mettersi l'anima in pace, perché per i prossimi 10 anni a Pescara, al Comune di Pescara, non si assumerà. Ma non è solo la situazione del Comune di Pescara questa, perché è comune a molti altri comuni. Guardi, io diciamo, in questo anno ho cercato di dedicare energie non solo, come in qualche modo dicevo prima, sul fronte interno, ma anche su quello esterno, che non significa solo Europa, significa per esempio avere rapporti con il mondo dell'ANCI, cioè l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ed è sono frequentazioni utili, perché appunto c'è il confronto con colleghi di tutta Italia, perché c'è la piena consapevolezza da parte dei sindaci che comunque i comuni hanno contribuito e come al risanamento del bilancio dello Stato nell'ultimo quinquennio, perché i calcoli sono noti, i comuni hanno diciamo, compartecipato per 17,5 miliardi di euro, sono cifre notevoli, però il senso di questo è nel fatto che oggi come oggi i trasferimenti statali, cioè da mamma Stato alle amministrazioni locali, di fatto sono precipitate, si va verso comuni più snelli, più virtuosi, più efficienti e ahimè che dovranno richiedere direttamente loro
tasse ai cittadini per poter erogare i servizi. Questo è lo scenario verso cui noi ci muoviamo. Non invidia qualche suo collega sindaco di 20 anni fa che amministrava in maniera del tutto più semplice e magari anche scanzonata? Ma come dicono i tedeschi? Una volta si facevano i mutui. Lo spirito dei tempi bisogna vivere, lo Zeitgeist. E allora lo spirito dei tempi di questi tempi è quello per cui è cambiata la pubblica amministrazione. L'era di Pantalone è finita, perché non ce lo possiamo più permettere. E oggi tocca a questa generazione in qualche modo dover sistemare le cose, perché ci sono stati tanti anni di vacche grasse. E però purtroppo i nodi prima o poi arrivano al pettine. Ma cosa si davano in garanzia una volta, quando un'amministrazione comunale andava a contrarre un mutuo con una banca o con lo Stato? Che cosa si dava in garanzia? Gli edifici, i beni immobili comunali? Beh, diciamo che, come dire, i mutui contratti con lo Stato attraverso per esempio Cassa Depositi e Prestiti, diciamo, non è che seguono esattamente queste vie, insomma, no? No, ma gli altri. Però, cioè, diciamo, io farei una riflessione di, come dire, di questo tipo. Cioè, in passato è capitato che delle città accumulassero giganteschi deficit finanziari, si faceva una legge ad hoc e li si copriva. Ricordo Catania fu un caso emblematico, amministrata dal medico di Berlusconi per tanti anni, ha chiuso con, mi ricordo, 140 milioni di euro, mi sembra, e ci sono venuti soldi da parte dello Stato. Oggi, diciamo, poiché il fenomeno è diffuso, ci sono delle leggi che controllano i percorsi dei comuni per evitare in qualche modo che si arrivi a questo. Però si è, diciamo, il rischio c'è un grosso problema, si chiama la questione del riaccertamento dei residui. Cioè, in passato, quando tu dovevi chiudere un bilancio e magari non trovavi soldi, cosa facevi? Scrivevi dei numeri, cioè dell'inchiostro su carta, gonfiavi le previsioni d'entrata sulle multe, dico per dire. Scrivevi, ti mancano, non lo so, 6 milioni per arrivare a coprire appunto le contabilmente, però poi ti accorgi che la riscossione è molto diversa, è pari magari a un terzo. Allora questo fenomeno accumulato per anni ha fatto sì che noi, diciamo, abbiamo sostanzialmente dovuto eliminare residui per svariati milioni di euro e in qualche modo dobbiamo ripianare con altri metodi contabilmente fondati questi vuoti, questi deficit che ci sono. Senta, io sono oggi passato nella zona dietro la stazione, retrostante la stazione centrale, dove c'è quella sorta di mercatino, no? Abusivo, che sta lì in maniera perenne, praticamente, stanziale. Lì ci sono stati servizi anche di Striscia la Notizia, eccetera. Ma per combattere questo fenomeno dell'abusivismo proprio non si può fare nulla? Naturalmente no. Noi, diciamo, questa situazione, come lei giustamente ha ricordato, ci ha portato alla ribalta nazionale con Striscia la Notizia. Noi come prima cosa che abbiamo fatto abbiamo provveduto da un lato a ripulire quell'area da una schermatura di macchine parcheggiate lì ferme da anni, che costituivano una sorta di, appunto, di schermo per nascondere attività poco commendevoli che lì si svolgono. Abbiamo svolto di concerto con le forze dell'ordine tutta una serie di controlli e soprattutto abbiamo attivato interlocuzioni con la comunità che frequenta quelle che anima quei mercati, dicendo e trovando in questo pronta rispondenza che noi vogliamo e diamo collaborazione in cambio di una premessa indispensabile, che è il rispetto delle regole. Questo significa anche, diciamo, avviare un'interlocuzione per il trasferimento di quel mercato, però parlando, non ricorrendo alla celere, perché questo è il problema. Cioè, per pensare di sgomberare quel, diciamo, quell'insediamento ci vogliono le forze dell'ordine, e la celere lo sa benissimo, perché io, che me lo dico, ho una certa curiosità intellettuale, sono rimasto colpito da un dialogo che ho avuto quest'estate con un reparto celere che stava qui sulla riviera, che viene da, insomma, dalle Marche, e loro Falcona, magari. No, Falconara, mi pare Falconara, e loro erano perfettamente consapevoli di quel problema, che però diviene difficile che se ne dicano tutti questi proclami dei, diciamo, dei muscoli, eccetera. Noi viviamo un'epoca in cui certe tensioni anche, diciamo, razziali, fra virgolette, io penso sia opportuno, diciamo, spegnerle anziché alimentarle. Ma io non credo che siano problemi di natura razziale. Lei prima ha detto ci sono delle regole e vanno rispettate.
è giusto che si pretenda il rispetto delle regole da parte dei cittadini italiani e degli abitanti di Pescara, ed è giusto che però i cittadini italiani vedano che le regole le rispettino anche gli altri. Perché se no non siamo in una situazione di equilibrio e di parità. Beh, perché se uno può fare regole, come gli pare e l'altro no... No, no, ma guardi, su questo non c'è dubbio che il rispetto delle regole è trasversale, senza distinzione di sesso, razza, colore, religione, eccetera. Questa è la condicio sine qua non. La lotta all'abusivismo. L'abusivismo è un fenomeno, diciamo, non solo grave per le sue implicazioni, diciamo così, commerciali a livello, diciamo così, di concorrenza sleale, ma è grave perché vulnera la già traballante fiducia delle istituzioni. No, anche perché, scusi Sindaco, se io volessi aprire un negozio, impiegherei dagli 8 mesi ai 2 anni per aprire un negozio. Quello mette la bancarella, apre e vende. Sì, sì, però posso garantire che non è così scontato, nel senso che i controlli ci sono. Da ultimo, nell'ultimo fine settimana c'è stato un intervento interforze da parte di Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, però per, diciamo, rendere dotti anche i cittadini, è bene che si sappia, cioè non c'era un battaglione a cavallo, c'erano 7 persone e già recuperare 7 persone è stata, vi assicuro, diciamo, oggetto persone non riescono a fare niente di tiro alla fune, però diciamo si deve pur iniziare da qualche parte e 7 persone rappresentano comunque un buon inizio, anche perché meglio che niente, no? Anche perché non penso nemmeno che riescano a scappare, a fuggire, a togliere la roba lì. Pure no, ma se sono dovessero stati... arrivare 3 persone. Ma no, so, diciamo che si può senz'altro fare meglio, però ci sono stati controlli, ci sono stati sequestri di merci e bisogna, diciamo, anche mostrare visibilmente la presenza dello Stato. E quello è solo uno degli aspetti della problematica. Senta, a proposito, sulla questione degli immigrati, voi come siete messi? Ma noi diciamo che tecnicamente non abbiamo problemi come alcuni, diciamo, comuni limitrofi. Poi, diciamo, se devo dire la mia, io credo che, insomma, trovo inaccettabile un certo sciacallaggio politico che si fa di queste tragedie, perché penso che, come dire, alimentare l'idea che vadano ributtati a mare questi profughi che vengono qua, noi che siamo una nazione che ha conosciuto l'immigrazione, diciamo, sia una cosa proprio contro anche lo spirito, diciamo così, nazionale. Però è chiaro, e torno ancora una volta al ragazzo dell'Europa della premessa, che questa è una partita che non può, diciamo, l'Italia combattere da sola, perché questi flussi illegali che sono gestiti da organizzazioni criminali chiaramente riguardano tutto il vecchio continente. Noi siamo, diciamo, il tacco del Mediterraneo e quindi siamo naturalmente luogo di approdo e per lo più di transito, perché poi si va appunto lungo i percorsi dell'Europa, e in questo è indispensabile politiche di coordinamento più serie. Mi sembra che il primo ministro questo abbia detto, e che, diciamo, c'è un meeting europeo importante per questo. Lei quello che ha fatto il suo collega Di Primio non lo avrebbe fatto mai? No, credo proprio di no. Perché siete proprio lontanissimi. Beh, lui c'ha anche le elezioni adesso, quindi immagino. Sì, ma lei che... nemmeno sotto elezioni avrebbe. No, io ripeto, penso che non... Guardi, non mi sfugge quanto questo argomento è sensibile. Però è condannabile totalmente quello che ha fatto Di Primio? È questa la domanda che io le faccio. Ma vabbè, diciamo, io adesso non voglio entrare nei meriti delle vicende, però penso appunto che sul dramma delle persone non si può giocare sulla pelle delle persone, perché queste poi sono immagini non solo di ieri, ce ne sono state tante, troppe. E allora, ripeto, questo dovere di accoglienza non è solo una questione, diciamo, di sensazioni intime, magari cristiane per chi ha certi valori, ma è proprio una cosa che vale a qualificare una, diciamo, una comunità. Però mi lasci dire questo fatto a proposito di quanto è sensibile l'argomento. A me, diciamo, interessa, scherzando, insomma, l'Inghilterra mi piace, come seguo un po'. Allora, rimasi colpito anni fa dal fatto che adesso ci sono le elezioni in Inghilterra. Nelle scorse elezioni in cui ha vinto... Glielo posso far dire dopo la pubblicità? Naturalmente. Ripartiremo dalle elezioni. Riparleremo delle elezioni. Non la devo interrompere dopo mentre espone la sua teoria. Linea alla regia.
Sindaco, ci eravamo fermati sull'Inghilterra, ripartiamo dall'Inghilterra. Vabbè, un piccolo aneddoto inglese però mi aveva colpito, perché uno pensa sempre, no, la civilissima Inghilterra, in realtà i problemi che abbiamo noi ci sono esattamente anche in Inghilterra, un paese tradizionalmente del bipolarismo, ma adesso anche lì non funziona più, quindi ci saranno ancora una volta i liberali che fungeranno da ago della bilancia. Tornando all'aneddoto, rimasi colpito che nel corso delle ultime elezioni l'equivalente del centro-sinistra italiano, che quelle elezioni le ha perse, sostanzialmente fece una campagna molto dura a proposito del fatto la casa popolare agli inglesi. Okay. Ora, questo è un argomento che in qualche modo trasversalmente ritorna. Io penso che non c'è dubbio che la casa popolare è una materia molto delicata, ce ne sono poche, bisognerebbe farne di più. Adesso noi abbiamo avviato proprio in settimana un intervento per costruirne 40 di alloggi, anche aventi un certo pregio architettonico, devo dire, in via Pepe. E questo è un vecchio finanziamento regionale che è rimasto in un cassetto per molto tempo, lode all'assessore Sulpizio che ha movimentato il tutto, e quindi adesso questa è una buona notizia. Questa è una buona notizia. Ci sono ragionamenti, ma ci sono a proposito della possibilità che forse oggi converrebbe acquistare l'invenduto anziché costruire ex novo, anche per preservare il territorio da un consumo inutile di suolo. Ci sono tanti vani vuoti, perché non comprarli? Ci sono controindicazioni legislative da questo punto di vista. Però la regola è sempre quella, cioè noi cerchiamo di garantire il rispetto per delle regole e la parità di accesso a tutti. Racconto questo episodio che magari mi aiuta anche nei confronti di una certa utenza che si rivolge al sindaco, pensando che il sindaco assegni case popolari. È noto che ci sono due modalità di assegnazione, una ordinaria e una straordinaria. Quest'ultima, quella straordinaria, è sempre stato un terreno di discrezionalità politica. Io la prima cosa che ho fatto quando mi sono insediato è quella di istituire una commissione che è presieduta da un giudice, che in pensione gratuitamente ci rende questo servizio, che analizza con imparzialità i titoli per gli aventi diritto. Ho firmato di recente qualche assegnazione straordinaria e naturalmente mi sono reso conto di quanto fosse pesante quella firma, perché incideva sulla vita delle persone. E infatti la mano, così, ho riflettuto, ho fatto una firma migliore del solito. Però sono contento e orgoglioso del fatto che è avvenuto in base alle regole, al rispetto delle regole. Non ci sono stati gli amici. Casi limite, insomma. Sì, sì, ovviamente sono situazioni straordinarie, ma non ci sono diretti interventi del sindaco, perché le regole valgono per tutti, a cominciare naturalmente da chi parla. Beh, bella l'idea di mettere un giudice. Ma il caso vuole che già la commissione di assegnazione ordinaria è presieduta da un giudice. C'è un altro, non facciamo il nome perché lui non è stato molto, non voglio pubblicità, voglio lavorare, eccetera. Molto apprezzato questo atteggiamento e mi auguro che anche la cittadinanza lo apprezzi, perché è un atteggiamento serio. Senta sindaco, lei un anno fa era in fibrillazione di questi tempi. Eh sì. Lo è più oggi? Beh, che cambiano le stagioni e cambiano le tipologie di fibrillazioni, perché chiaramente la responsabilità del fare il sindaco significa, ad esempio, ogni mattina ti preoccupi com'è il tempo, perché noi quando piove, è successo il 5 marzo, precipitazioni ingentissime su tutta Italia, ci sono stati grossi problemi in città, danni per 4,1 milioni di euro oltretutto, e quindi non mancano le preoccupazioni, però in questa stagione da adesso in avanti per qualche mese problema, se dovesse arrivare qualche temporale estivo, però di questi tempi non dovrebbero esserci problemi. La stagione più il movimento. Peggio è passato per quest'anno dal punto di vista meteorologico. Penso di sì, però incrociamo le dita, come si dice, non ci sono più le mezze stagioni, quindi non si sa esattamente. Stiamo vedendo un assessore. Illa Socratica. Che ha creato qualche polemica di troppo, al momento della nomina soprattutto. Io, caro direttore, sfido a trovare negli annali giornalistici nomine di giunte che siano passati lisce come l'olio. È inevitabile, fa parte del gioco, però l'importante era partire, l'abbiamo fatto. Però il suo collega Brucchi a Teramo ha partito con le polemiche e adesso ancora c'ha polemiche sulla composizione della giunta. Tant'è vero che ieri ha annunciato che ci sarà una rivisitazione, una verifica, un rimpasto, una riduzione anche magari del numero degli assessori. Quindi lei è partito con qualche polemica di troppo, però poi
pare che adesso, al di là di qualche strascico giudiziario che potrebbe esserci sulla vicenda, non... No, sì, figuriamoci, ripeto, a me non, come dire, non mi preoccupano le polemiche, non le amo, non le alimento, però so che sono parte, diciamo così, del gioco. Io preferisco in qualche modo concentrarmi sulle questioni che mi paiono più importanti e incidenti sulla vita delle persone. Ecco, nel discorso programmatico che vediamo che ha letto il giorno dell'insediamento, quanto è riuscito a portare avanti in questo anno? Beh, naturalmente a me piacerebbe essere Harry Potter con la bacchetta magica, trasformare quelle risme di carta in, diciamo, visibili opere. Però un bilancio lo ha fatto? Diciamo... Senz'altro, io diciamo, abbiamo evidenziato una priorità nella nostra azione, che è quella della manutenzione della città. La cura della città passa attraverso la sua manutenzione. Naturalmente la cura e la manutenzione passa attraverso le disponibilità di bilancio, che non sono notevoli, però non è passato giorno senza che non ci fosse un battagliamento, direi quasi continuo, su ogni cosa. Ma il problema che noi abbiamo, ex multis, fra i tanti, il fondo delle strade. Il fondo delle strade è malmesso, i danni della pioggia non ci hanno aiutato per niente, però cerchiamo in qualche modo di farci camminare la testa, di utilizzare ogni risorsa che riusciamo a trovare, perché la contabilità pubblica in materia è affascinante, quindi ogni tanto escono fuori dagli uffici finanziari tesoretti, tesorini molto piccoli, però cerchiamo è una caccia al tesoro, insomma, in un certo senso sì, in un certo senso poi sì. È stato il crollo dell'asse attrezzato. E quella, guardi, è una cosa che mi ha molto colpito, perché quella sera io ero andato, era la sera domenica di Pasqua, sono stato all'Aquila per la cerimonia in ricordo del sisma del 6 aprile. Torno sull'asse attrezzato e vedo un pezzo di guard rail, era circa l'una di notte, abbattuto. Avevo pensato a un camion che poteva aver così avuto problemi, e invece poi poco dopo abbiamo capito che si trattava di altro. E questi sono, diciamo, quegli inconvenienti che non rendono mai noiosa la vita del primo cittadino. Sì, c'è una zona di Pescara che andrebbe riqualificata, ma il problema non è suo, ma della regione, riguarda l'ex COFA, per la quale ci sono anche delle polemiche, no, tra Forza Italia e il governatore D'Alfonso. Secondo lei come si risolve la questione? La questione è molto semplice: la settimana prossima ci sarà l'affido dei lavori, che sono previsti entro 45 giorni, lavori di demolizione e di abbattimento. Ricordo che lì è prevista anche una premialità se si finisce prima e una diciamo, serie di punizioni ove si sforino i tempi, cioè sanzioni economiche in poche parole. Dopodiché... Queste sono le immagini dell'ex COFA. L'ex COFA deve essere eliminato il prima possibile, perché continua ad essere un... oltre che, come dire, esteticamente sgradevole, un ricovero di disperazione e di marginalità. Non si contano gli interventi che abbiamo svolto, perché poi il bisogno e la fame fanno varcare muri ben più alti di quelli che vediamo effigiati. E una volta eliminato, noi in primo luogo recupereremo un valore che è quello della vista. E poi dovremmo attivare un confronto con la cittadinanza, perché in quel luogo, come previsto dagli strumenti urbanistici, dovrà sorgere un plesso avente funzioni turistico-ricettive. Come è logico, perché la zona di cui parliamo è, diciamo, sul lungo mare, incastonata fra il ponte del mare da una parte e diciamo, il porto turistico dall'altro, e quindi è un luogo naturalmente predisposto per l'accoglienza delle persone. Senta, sa che la SNAV è preoccupata? Sì, la SNAV lo sa benissimo, lo so benissimo, perché, diciamo, la questione del porto è oggetto di un quotidiano tiro alla fune con la burocrazia. Però noi abbiamo, diciamo, ampie rassicurazioni circa il fatto che le operazioni di dragaggio garantiranno l'agibilità del porto, questo lo sa anche la compagnia, e perché noi siamo consapevoli che è una priorità assoluta la funzionalità del porto, e questo per l'economia del mare e per i trasporti che sono sottesi a tutto ciò. In questi mesi abbiamo, no, avrete sentito anche nel dibattito pubblico il queste tema... Queste sono anche immagini di un anno fa, il 19 luglio al 7 settembre del 2014,
Ecco, la SNAV riparte, il collegamento con la Croazia, però. Eh beh, ma diciamo, natura non procedit per saltus, bisogna iniziare da qualche parte, è cominciato l'anno scorso, prosegue quest'anno e questo poi si lega a un ambito ancora più ampio che quello della macroregione adriatico-ionica, che è una linea di intervento delle politiche comunitarie volte a, insomma, fare sistema fra paesi che vivono affacciati sullo stesso mare sostanzialmente, però capite che tutto questo diviene lettera muta se il porto non è agibile, perché è l'infrastruttura chiave per garantire accessi, legami e relazioni proprio con quel mondo. Si risolverà il problema del dragaggio? Sì, io sono, diciamo, assolutamente ottimista e tranquillo in ordine al fatto che la balneabilità del porto verrà garantita e continuata a garantire. I suoi colleghi sindaci che amministrano in località balneari, possiamo dire così, cioè che hanno la spiaggia, il mare, eccetera, di questi tempi sono molto preoccupati perché siamo alla vigilia, all'inizio della stagione estiva, e quindi sono in pieno fermento per organizzare manifestazioni, avvenimenti, eventi, eccetera. Lei è un sindaco di una località dove c'è il mare, particolare perché Pescara è una metropoli più che una città di villeggiatura. Ecco, però come si approccia al periodo estivo? Ma ci approcciamo... Perché anche lei avrà da organizzare. Allora, qualcosa. Innanzitutto mi lasci fare un po' di filosofia e io osservo che questo è il periodo dell'anno che prediligo, cioè la primavera che si introduce all'estate, insomma, intenerisce il cuore e suscita entusiasmo. Perché sono finiti i problemi dell'inverno e ancora non cominciano quelli dell'estate. Ecco. Però per affrontare le questioni di questo bellissimo periodo dell'anno è necessario attuare programmazione. Noi, per esempio, abbiamo in cantiere un cartellone, diciamo, turistico-ricreativo, per usare questa espressione, che è stato svolto, certamente l'assessore competente, l'assessore Cuzzi si è molto speso al riguardo, ma soprattutto il Comune ha ritenuto di dialogare con tutti gli altri attori, ovvero facciamo un calendario insieme, concordiamolo insieme, evitiamo duplicazioni di eventi, problemi, perché quest'anno peraltro ci sono due eventi che aiutano il lancio della stagione estiva. Da un lato Expo che inizia, Expo inizia il 1° maggio, io, insomma, sarò a Milano domani perché si presenta il programma Abruzzo all'Expo. Il 2 maggio apre a Milano Casa Abruzzo, che è uno spazio espositivo a Brera, cioè nel cuore di Milano, con il quale la regione mette a disposizione una vetrina per il sistema Abruzzo, c'è un calendario di eventi, di iniziative che come ANCE abbiamo coordinato, e poi questa grande manifestazione internazionale. E dunque anche noi, sotto l'egida, sotto il marchio Expo, abbiamo con, diciamo, Camera di Commercio, la Fondazione Pescara Abruzzo, insieme alla provincia di Pescara, abbiamo messo su un calendario di eventi, di iniziative che si raccorda in nome, diciamo, di questa grande vetrina internazionale. E poi ricordo che alla fine di agosto, alla fine dell'estate, ci sarà una settimana dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. È una partita che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto. Abbiamo ereditato i giochi, ma non abbiamo ereditato i soldi, perché tanto per cambiare non c'era nessuna forma di copertura finanziaria. Si è anche combattuto parecchio per avere questi Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Eh sì, poi però bisognava combattere altrettanto per, diciamo, allocare risorse idonee. Abbiamo dunque, di concerto anche con il comitato organizzatore, pensato a una versione che recuperi lo spirito olimpico, un po' più, diciamo, spartano per intenderci. E abbiamo, di concerto con la Regione Abruzzo, anche con, diciamo, pressing governativo, drenato dei fondi, e ci sarà una versione, questi 7 giorni, che comunque rappresentano anche qui una vetrina sul finire dell'estate, quindi, diciamo, il panorama estivo è articolato e vasto. Ecco, qualche avvenimento, qualche evento che ci sarà nei mesi estivi, ce lo può dire? Diciamo che qualche sono... concerto particolare. Sì, sì, ci sono dei concerti, viene Rihanna, diciamo, a luglio, cioè, insomma, nomi importanti della musica italiana transiteranno da queste parti, ci sarà Iron Man, per intenderci, una manifestazione che ormai è giunta a un numero cospicuo di versioni, che è sempre un grande successo di partecipazione di pubblico, certamente ci sarà qualche disagio per la cittadinanza. Però è una manifestazione che piace ai pescaresi, sì, sì, ma poi è... anche se qualcuno si lamenta del traffico. Se non trovassi nessuno che si lamenta sarei molto preoccupato in primo luogo. E poi chiaramente politica significa sintesi di interessi, e quindi io penso che noi dobbiamo alimentare l'interesse generale a che
ci sia una manifestazione così importante, con tanta partecipazione, che significa movimentare anche l'economia, perché questi signori che vengono a correre, andare in bicicletta, a nuotare, cioè a fare il triathlon, comunque dormono, mangiano a Pescara, e c'è un pubblico, insomma, un parterre internazionale. In questo anno l'opposizione quanto l'ha aiutata e quanto le ha dato fastidio? Io penso che l'opposizione fa il suo mestiere, non mi scandalizzo, l'ho fatta anch'io per 5 anni e non c'è dubbio che è meglio governare che stare all'opposizione, è una ovvietà alla Catalano, ricorda Beh, sì. Renzo Arbo. Come no, però quelli della notte. L'opposizione è un luogo freddo e gelido e allora ogni tanto bisogna fare amuina, come si dice a Napoli, però diciamo questo è il... Sono i ruoli che ci sono stati consegnati dalla cittadinanza, va bene così. A lei è il primo sindaco poi che ha il Movimento 5 Stelle all'opposizione, quindi sì. è una novità per Pescara. Sì, beh, c'è diciamo, l'opposizione tra virgolette, tradizionale, convenzionale, il centrodestra, e c'è l'opposizione non convenzionale perché il Movimento 5 Stelle per la prima volta siede con i suoi 3 moschettieri nel Consiglio Comunale di Pescara, e dunque però sono occasioni di confronto anche con loro. Il rapporto con la Regione è sempre così... bello, lineare, solare con D'Alfonso che... Noi abbiamo diciamo, non solo comunanza politica, abbiamo anche diciamo, comunanza personale. Io penso sempre che è un'opportunità avere un governatore di regione che ha la tua stessa targa politica e che senz'altro non è indifferente alle sorti della... È un po' ingombrante però, Luciano, in America si dice lui è larger than life, è più grande della vita. È un personaggio sicuramente che conosciamo, è da tanto tempo che è protagonista del proscenio della politica, però diciamo... è noto alle cronache, agli uffici, insomma. E qualcuno che vuole parlare male di lei dice che il vero sindaco di Pescara è D'Alfonso e non Alessandrini. A me mi piace molto questa D'Alfonsini, mi fa sorridere questa. No, D'Alfonsini devo confessare, non l'avevo sentita. No, l'avevo sentita. Guardi, io, diciamo, a me quello che mi interessa è che quando me ne andrò dal, diciamo, da Piazza Italia numero uno, mi interessa riconsegnare alla cittadinanza una città migliore rispetto a quella che ho ereditato. Se per fare questo, diciamo, e questo è l'obiettivo principale. Io penso, ripeto, che sia un'opportunità farlo con diciamo, un sistema diciamo, governativo, perché poi ricordo non c'è solo la regione, il governo nazionale, diciamo, anche la provincia è targata a Partito Democratico. Questa però la provincia uno... ormai... Sì, le province sicuramente sono un po' diciamo, in via di dismissione anche loro, però fin qui ci sono e quindi... Il suo amico, perché più che collega è un amico, Pisapia, sindaco di Milano, ha annunciato che non si ricandiderà per il secondo mandato, ha detto uno mi basta e mi avanza. Lei... che a Pisapia forse non so se si ispira a volte, no? Però... Pisapia è una figura che mi piace molto per la sua storia personale, per un certo rigore anche morale e per il fatto che lui ha compiuto un'impresa storica, perché vincendo le elezioni del 2011 ha riportato la sinistra a Palazzo Marino, non succedeva da decenni. È una bella figura e... Però sono scelte personali, naturalmente, rispetto a Pisapia anche una certa età, ha avuto un'esperienza importante come parlamentare, lo ricordo Presidente della Commissione Giustizia, è stato un avvocato ed è tuttora, sebbene chiaramente non penso possa esercitare in questo momento di chiara fama, e pensa, e in questo sono assolutamente d'accordo con lui, che la politica sia un servizio e non una professione, quindi si è ritenuto di chiudere... avrà avuto le sue buone ragioni, ma sono sicuro che continuerà a dare un contributo anche con differenti vesti. Lei non ci ha pensato ancora a cosa farà? Mi sembra molto prematuro, non ho ancora pensato a cosa farò da grande. Dopo un anno è ancora presto stabilire se continuerà a fare il sindaco oppure punterà. Però le sta piacendo l'esperienza politica? Guardi, io... L'ha avuta anche però da amministratore? No, senz'altro questa è proprio la prima linea e quindi l'esperienza è davvero notevole e straordinaria. Esperienza impegnativa, molti oneri, qualche onore naturalmente, forse diciamo, l'onore più grande però è quello di poter rappresentare una comunità, perché comunque... diciamo, questo è molto importante. Poi io mi impegno giorno dopo giorno, francamente non ho pensato al 2019, mi sembrerebbe prematuro, l'impegno è l'unica via che io penso però si debba seguire, qualunque cosa accada. Dimenticavo che in questo anno c'è stata anche qualche polemica riguardo agli impianti sportivi, soprattutto con la società più importante, non me ne vogliono le altre.
che c'è a Pescara in questo momento, cioè Pescara Calcio. Ma diciamo più che, allora diciamo questo, attorno allo stadio da sempre ci sono questioni che si trascinano in tribunale, diciamo comune società di calcio, però tutto questo non è oggetto del contendere, fra virgolette, perché sempre nell'ottica della situazione economica complessiva noi stiamo ragionando sulla possibilità di esternalizzare la gestione dello stadio. Questo è il punto, cioè liberare il comune da un onere che è quello finanziario, lo stadio costa circa 1,2 milioni all'anno, però occorre come premessa indispensabile garantire inalterato il servizio, perché allo stadio non ci si giocano, lo ricordo sempre, due partite di calcio al mese, ma ogni giorno c'è un'umanità, ragazzi, giovani, giovanissimi che fanno atletica, fanno sport, e quello deve essere diciamo la condizione indispensabile. Tutto ciò deve permanere. Gli stadi del futuro saranno destinati esclusivamente al calcio, però bisognerà costruire un altro per l'atletica per poter pensare un'operazione. Anche perché quello di Pescara è uno stadio particolare, è un prototipo, è un vero esempio di architettura, no? Come quando era stato concepito qualche anno fa. A proposito, andrà al derby? E siamo in trattative, sì, penso di sì, siamo in trattative. Quest'oggi ho sentito il sindaco di Lanciano, e allora, perché c'è un problema, il 25 aprile ci sono molte iniziative, quindi dobbiamo solo sabato, posso garantire che il sabato è il giorno in cui si lavora di più, probabilmente, perché la rappresentanza che pure viene richiesta ai pubblici amministratori, ai sindaci in particolare, nel fine settimana chiaramente trova il suo zenith ed esplode. Però il fatto che si giochi di sabato le salva la domenica, si può riposare il settimo giorno, quindi andrà perché al pescarese piace molto il sindaco che va allo stadio, che fa il tifo. Lei è un po' distante dal calcio. No, non è vero, a me, diciamo, io il calcio mi è sempre piaciuto, l'ho sempre giocato, cioè mi è sempre più divertito giocare che guardarlo, che francamente. Fare il tifo. Se devo dirla tutta, io dopo Calciopoli al 2006 poi mi sono un po' raffreddato nei confronti di questo mondo, impazzisco per la nazionale, il 2006 è l'anno dei mondiali eccetera, però diciamo la quotidianità del campionato insomma la seguo poco. Ieri c'è stata però una grande serata di Champions League, il Bayern Monaco ha fatto una rimonta epica. Ma quella era preventivabile, insomma. Beh, però, un 6-1. Visti i valori in campo tra Porto e Bayern molte Monaco, assenze, insomma. Però. L'andata era l'anomalia, quindi questo è. Però, insomma, sarà il Biondi, ecco, questa è la notizia, a seguire il derby insieme al sindaco di Lanciano. Sì. Quindi già questo magari ai pescaresi piacerà molto. E poi i playoff magari se dovesse farli. No, ma sono andato anche allo stadio di un paio di settimane fa, mi ricordo, ecco. Posso assicurare che le 15 di sabato non è un orario comodissimo, perché diciamo sovente sono... però la Lega quello ha scelto. Sì, vabbè, ma figuriamoci, non chiediamo cambi di calendario, per l'amor di Dio. No, anche perché insomma già l'andata c'è stato un cambio di orario e di calendario per quello che riguardava la partita tra Pescara e Virtus Lanciano, quindi c'era l'andata, sì. Confesso di no. Queste gare, però va in trasferta. Rimedia sabato 25, dopo le celebrazioni del 25 aprile, ci sarà la celebrazione del derby tra Virtus Lanciano e Pescara. Allora, grazie al sindaco Marco Alessandrini, il più amato degli abruzzesi. A proposito, lei è al 17° posto in Italia, mi sembra di ricordare, quindi primo degli abruzzesi. Quando parlerà con il sindaco Brucchi, che è 80 posizioni sotto a lei e che è ultimo, come lo guarderà, dall'alto in basso? No, guardi, posso garantire no. E beh, gli chiederò come ha fatto comunque a vincere le elezioni, perché le ha vinte un anno fa e non mi sembra una cosa di poco conto. Quindi c'è qualcosa che non funziona, però in un anno evidentemente o ha fatto i macelli, come si dice in genere, nel giro di un anno, però al secondo mandato, quindi non è questo il caso. Grazie a Marco Alessandrini, grazie a voi, e complimenti, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.